8 marzo 2021, Taranto Talzano, piazza Lo Jucco, festa della donna. E qui si fanno le cose in grande e abbiamo voluto dedicare una puntata speciale di Polifemo Eventi per un evento, scusate il bisticcio di parole, davvero significativo, una giornata qui in compagnia dell'Associazione Madonna delle Grazie di USB, in cui ci saranno due momenti: il momento in piazza di aggregazione con la piantumazione di un albero di mimosa significativo, appunto inneggiante, no, alla festa della donna, e poi la presentazione di un libro di Angela Lafratta. Siamo con Mary Lupino, che è la presidente dell'Associazione Madonna delle Grazie. Un giorno importante che ha un suo significato sostanziale, oltre che formale. Oggi è l'8 marzo ed è la giornata dedicata a tutte le donne, ed è la giornata internazionale dei diritti delle donne. Quindi ricordo che i diritti delle donne vanno rispettati tutti i giorni, e per questo che è diventato anche un momento di festa, un'occasione di festa. Noi abbiamo voluto simbolicamente piantare quest'albero di mimosa perché ricordiamo che la mimosa è il fiore scelto per ricordare la lotta delle donne, perché è un fiore, è una pianta resiliente, è una pianta che resiste come dobbiamo resistere noi donne nella lotta per la parità di genere. E infatti oggi è la giornata della celebrazione, ha un tono festoso attorno alla donna, però ricordiamo che purtroppo dall'inizio dell'anno sono morte in Italia una escalation di femminicidi. Sono morte in Italia infatti 12 donne. E per questo che anche in questa giornata, diciamo, di festa vogliamo ricordare il tema del femminicidio, che purtroppo è sempre presente e che la situazione è peggiorata durante il periodo del Covid, sia nella prima fase che nella seconda fase. Veramente lo stare chiusi sempre in casa, come dire, acuisce i conflitti. Proprio così, le tensioni, il disagio, la solitudine aumenta la disperazione di queste donne che sono costrette a vivere di più in casa, isolate, quasi abbandonate, ed è per questo che nel nostro centro ascolto sono aumentate le richieste e le telefonate. Noi abbiamo scelto oggi simbolicamente questa piazza, Lo Jucco, per piantare l'alberello di mimosa. Un valore significativo. Un albero che cresce e sviluppa i valori connessi alla tutela e al rispetto della dignità della donna. Proprio così, la tutela dei valori del rispetto della donna, perché proprio qui alle spalle di questa piazza, in via Fortini 27, ricordiamo che abbiamo il nostro centro Ascolto Donna, che è uno strumento utilissimo e a disposizione di tutte le donne che subiscono violenza fisica e psicologica. Ecco, e questo è il segnale fortissimo che abbiamo voluto dare oggi, anche in un periodo, come sappiamo tutti, difficile per il Covid. Sindaco Melucci ha piantumato fisicamente, personalmente, questo albero, questa pianta di mimosa, un significato profondo. Queste radici devono attecchire nelle coscienze sociali per la tutela della donna sempre, non solo l'8 marzo. Ma assolutamente, oggi ovviamente è un giorno di festa, un giorno di memoria, però noi dobbiamo fare in modo che insomma queste radici, come diceva lei, attecchiscano nella nostra comunità tutti i giorni dell'anno. Noi siamo molto impegnati da questo punto di vista, ci piace dare spesso spazio alle donne, anche i ruoli chiave dell'amministrazione, dobbiamo ancora progredire. Questa pandemia ha colpito soprattutto le donne che lavoravano, noi dobbiamo fare in modo di come dire, proteggere il loro cammino e realizzare davvero una comunità a misura di donna. Se stanno bene le donne, stanno bene le famiglie, sta bene tutta la nostra comunità. Quindi oggi è un giorno veramente molto importante per riflettere su questi argomenti. Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB, il sostegno, il supporto, l'impegno di USB questa mattina per una manifestazione di aggregazione che però grida forte il diritto alle donne di vedere riconosciuta sempre e comunque la loro dignità ogni giorno dell'anno. Sì, oggi è l'8 marzo e noi siamo felicissimi di aver sostenuto, di sostenere la manifestazione fatta dall'Associazione Madonna delle Grazie, che ha al centro, come dire, la questione donna, che per noi è centrale, è fondamentale, come dire, e purtroppo che negli ultimi periodi ha avuto, così come si evince dai fatti di cronaca,
un peggioramento, quindi la donna trattata come oggetto, la donna vittima di violenze, e noi siamo oggi qui a testimoniare, come dire, un messaggio completamente positivo. Rizzo, state facendo questa testimonianza come persone, come uomini, lei come padre, come marito e come rappresentante sindacale, ma vediamo tante battaglie che fate, però purtroppo siamo nel 2021 e certi diritti della donna vengono ancora calpestati, questo è l'assurdo, c'è la violenza fisica, ma ci sono quei comportamenti striscianti, pericolosi sul posto di lavoro, umilianti per le donne. Molte volte sembra di tornare nel medioevo dei diritti, no? Al sistema schiavistico, i casi di sfruttamento sono tanti che voi puntualmente segnalate e sui quali intervenite. Sì, diciamo che dal punto di vista delle regole, le regole ci sono, poi problema grosso che troppe volte, spessissimo, queste regole non si rispettano e danno luogo poi a quegli atteggiamenti completamente sbagliati che poi sono una violenza soft, la definisco io, no? Cioè, tu non, mascherata. Mascherata, perché fa male quanto fanno male le botte che tante di queste donne purtroppo prendono alcune volte dai loro compagni. Quindi è un meccanismo, come dire, che ufficiosamente tende a tutelare le donne. Nella realtà, come dire, questo non avviene, lo dimostra, come dire, l'aumento spasmodico dei casi, soprattutto nell'ultimo anno con la pandemia. Però credo che alla fine, come dire, noi dobbiamo insistere a lanciare messaggi positivi e io lo dico come marito, come padre, ma anche come figlio. Io ho avuto mia madre, come dire, che ci ha cresciuto, 3 figli. E lì capisci veramente, come dire, no? Il ruolo centrale, ha cresciuto da sola 3 figli, il ruolo centrale delle donne che sono rappresentano il focolare domestico. Ecco, e poi è anche importante l'educazione presso i più piccoli, nelle scuole, nella famiglia, educare le nuove generazioni al rispetto della donna. Assolutamente sì, anche se, la dico così, le nuove generazioni sembrano avanti rispetto a noi, non hanno alcuni come dire, pregiudizi mentali, tabù. Sì, alcuni tabù, ma anche l'idea di avere la vera parità fra uomo e donna, che oggi è ancora su carta, ma poi nella sostanza, come dire, troppo spesso non avviene, anche questa io credo che sia un'idea che la nuova generazione ha già scardinato, e quindi ecco, i giovani sono il futuro e speriamo veramente che fatti di cronaca come quello di Faenza ultimo non si ripetano più. Perché lo ribadisco, io credo che se dovessimo fare, come dire, una cernita sull'importanza dell'uomo e della donna, io non avrei dubbi a dire che la donna è centrale, quindi la donna è la famiglia, la donna è l'amore, la donna è un po' il centro della nostra vita, quindi lo dico da uomo, senza donne noi staremmo nei guai. E buona festa a tutte le donne. Grazie, buona festa. Angela La Fratta, autrice della pubblicazione Come petali di un cuore, un testo dedicato ovviamente alle donne, i cui proventi andranno in beneficenza per l'associazione Madonna delle Grazie. Ecco, in queste pagine cosa ha voluto esprimere? È sicuramente la condizione della donna nel tempo, dal passato fino ai giorni nostri. Diciamo che la donna nel tempo ha subito diversi cambiamenti, ma ancora non è sufficiente, per cui dobbiamo ancora lottare e riprenderci ciò che è nostro di diritto e quindi dobbiamo combattere ancora pregiudizi, giudizi e soprattutto la violenza. C'è la violenza, quella fisica, ma ci sono anche forme più subdole, violenza psicologica che fa paradossalmente ancora più male, più strisciante, più subdola. Esatto, è proprio quella che descrivo nel libro, la violenza psicologica sulla donna che comunque è un segnale da combattere, è importante che la donna reagisca, che abbia coraggio, prenda delle decisioni, faccia delle scelte. Come le è venuta l'idea di scrivere questo libro? Beh, ho preso come esempio la storia di mia nonna, una storia importante di una donna che storia di vita vissuta. Una vita vissuta che ha affrontato diverse situazioni, difficoltà, che ha lottato contro pregiudizi e ha preso delle decisioni importanti per essere libera. Termina qui il nostro
Polifemo Eventi dedicato alla festa della donna in quella di Talzano con l'iniziativa congiunta di USB Taranto e dell'Associazione Madonna delle Grazie. Che dire, il nostro appello perché sia la festa delle donne ogni giorno dell'anno e non soltanto l'8 marzo. Auguri a tutte le donne del mondo.